Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e mi sono appena reso conto che abbiamo più iscritti di Manuel Agnelli. Se non conoscete Manuel Agnelli, sicuramente conoscerete i Maneskin. Manuel Agnelli è quello che li ha scovati, quindi GG, il punto di G sta crescendo. Mi piace questa cosa. Cosa molto interessante, ho scoperto che c'è un filtro Nvidia totalmente gratuito e che presto sarà disponibile anche per AMD e per le future schede Intel, che vi permette di aumentare le prestazioni in game abbassando la risoluzione, e voi direte sì, hai scoperto l'acqua calda, ma senza perdere fedeltà grafica. Non so che tipo di stregoneria sia questa, non ne ho idea, ma adesso andiamo a vedere per bene come funziona. Allora, come si attiva questo filtro? Sia che siate su Windows 10 o su Windows 11, basta andare nel pannello di controllo Nvidia. Aprendo il pannello di controllo Nvidia, vedrete nella sezione Gestisci le impostazioni 3D che c'è un'impostazione chiamata Ridimensionamento immagine. In italiano è tradotta decisamente male, secondo me, perché in inglese si chiama sharpening. Infatti, il filtro che andremo a vedere oggi si chiama NIS, cioè Nvidia Image Sharpening. To sharpen in inglese significa rendere più affilato, letteralmente. In questo caso, per quanto riguarda il filtro di un'immagine o una foto, significa rendere più definito. Come si attiva sto filtro? Molto semplice, basta cliccare sull'icona corrispondente e andare ad attivare il filtro. Io, dato che non ho ancora aggiornato all'ultimo driver, cosa che voi però dovreste fare, ho ancora l'indicatore di sovrapposizione attivo, così che possa vedere quando il filtro entra in azione. In pratica, che cosa succede? Non so se qualcuno di voi utilizza il software Lightroom. Lightroom è un software che vi permette di andare a modificare le immagini JPEG, RAW o chi più ne ha più ne metta, permette di aggiungere ad esse filtri colore, permette di cambiare appunto i colori, i toni, e c'è anche un filtro di sharpening. È una cosa che mi ricorda molto quel filtro, perché al contrario del DLSS, che è una risoluzione dinamica davanti ai vostri occhi ed è una trovata tecnologica fantastica da parte di Nvidia, questo filtro non so perché non pesa sulle prestazioni. Nel frattempo voi avete visto dei video che passavano di sottofondo di Cyberpunk e di Control. Non so se con la compressione di YouTube siete riusciti a vedere delle differenze nei video, ma vi posso dire che giocati a 3440 senza filtro attivo e poi giocati a 2160x1080 non c'è la minima differenza, o almeno io ad occhio nudo non riesco a vedere una differenza tra la risoluzione nativa e la risoluzione più bassa con questo filtro attivo. Ma adesso volevo testare per bene questo filtro, perché è disponibile per le schede video Nvidia dalla serie 900 in su e dovrebbe essere compatibile con, appunto, schede video compatibili con DirectX 12. La serie 900 era, appunto, cominciava ad essere compatibile con le DirectX 12. Ecco perché è supportato anche da quella serie di schede video. Probabilmente un gioco come Crysis Remastered, che comunque è estremamente pesante ed ha tutte le ultime feature di Nvidia, soprattutto di DLSS, credo che possa essere supportato da questo filtro, ma adesso andiamo a vedere un attimino se ha effetto su questo tipo di gioco. By the way, scusate se mi sentite un pochettino strano, ma ho preso freddo e la mia gola ne risente, quindi probabilmente farò dei suoni abbastanza strani, la mia voce ogni tanto risulterà decisamente poco normale, ma ehi, quando si passano i 30 anni è questo. Volevo provare Crysis. Non vi faccio vedere ovviamente le smadonne, ma vi posso dire che Crysis Remastered non funziona con questa tecnologia, perché appunto il motore di gioco è un motore decisamente vecchio. Quindi, sebbene sia stato inserito il DLSS e sia compatibile con alcune feature moderne, non è il gioco su cui testare questa tecnologia, ecco. Sto lanciando comunque Call of Duty Modern Warfare, non Warzone, attenzione, il multiplayer di Modern Warfare, perché vorrei ricreare un ambiente un pochettino più controllato in cui attivare per bene questo filtro. Allora, dato che questo qui è un ambiente totalmente controllato, quindi non ci sono troppe variazioni di frame al secondo, siamo sempre sui 155-160,
vediamo un pochettino di cose. Come grafica, io di solito la gioco, io gioco a COD con settaggi competitivi, quindi con tutto al minimo. Io al momento andrò a mettere tutto al massimo, appunto per andare a vedere l'impatto di performance, anche con ray tracing, attenzione, perché secondo me la grande... il grande vantaggio di questo filtro è proprio poi poter giocare con il ray tracing attivo. Benissimo, anti-aliasing. C'è il DLSS? No, perfetto. Applica impostazioni. Con tutte queste impostazioni attive, il frame rate è circa 100 fps, siamo tra i 97 e i 99, quindi più o meno 100. Vediamo che ok, siamo a risoluzione comunque 3440x1440, quindi ultra wide QHD, è una risoluzione comunque molto alta, non dico che siamo quasi al 4K, ma ci stiamo avvicinando a quella fatidica risoluzione di 4K. Adesso cosa faccio? Alt tab, vado nel pannello di controllo Nvidia e attivo lo sharpening. Applica. Lo schermo flickererà due o tre volte, infatti vedete sul mio volto luce che si accende e si spegne, ma quello è normalissimo, non vi spaventate se succede questo. Rivado nel gioco e vi posso dire che già attivando questo filtro il tutto si vede più definito, è come mettere un anti-aliasing, che non è un anti-aliasing, all'interno di questa immagine. Ma adesso, se io vado nelle impostazioni e abbasso la risoluzione, la metto ad esempio 2560x1080, perché deve essere sempre 21 noni. Ricordiamo, eravamo in circa intorno ai 100 fps. Vediamo un pochettino come va così. Gli fps dovrebbero salire un attimo, perché abbiamo abbassato la risoluzione. Ma? Ok. Ecco qua. Raga, ad occhio nudo, io non riesco a vedere la differenza tra prima e adesso. Cioè, se io mi avvicino a questa grata, questo non mi sembra un full HD un po' più definito. A me sembra di star... che poi è fatta male, vabbè, è fatta male perché è COD. A me sembra di star giocando alla risoluzione nativa del monitor. Ma... e gli FPS, raga, abbiamo guadagnato 30 frame al secondo, quindi abbiamo guadagnato un 30% in più di performance, e non è assolutamente poco, il che significa che avete meno carico sulla scheda video se non volete spingere la scheda video al massimo. Uno, potete, se invece la volete spingere, la potete spingere giocando a risoluzione più bassa con la stessa fedeltà o simile di una risoluzione più alta. Cosa che secondo me è tanta roba. Vi ripeto, la cosa grande non è il salto prestazionale, perché è normale, noi abbiamo abbassato la risoluzione, ma la qualità visiva, la fedeltà grafica rimane la stessa. Io rimango esterrefatto da questa cosa. Adesso, perché poi, ritornando alla risoluzione nativa del monitor, adesso c'è, possiamo fare una prova per vedere questa cosa. E cioè, se io mi avvicino qua alla grata, se notiamo enormi differenze per quanto riguarda la resa grafica della grata, significa che c'è comunque una perdita di qualità quando si attiva questo filtro. Per adesso vi posso dire che ad occhio nudo io non riesco a vedere una differenza. Ok, la risoluzione è quella nativa, aspettiamo un attimo che si riprenda, perché i frame al secondo, abbiamo visto, ci mettono un attimo per riprendersi. No, raga, è la stessa. Ma non dici... No, non è la stessa. Io vedo la stessa cosa che... anzi no, vedo lo sharpening, questo sì, vedo lo sharpening, perché lo sharpening si nota a risoluzione alta, perché come se vai a mettere già ad un gran numero di pixel, vai ad aggiungere un altro filtro. Ma sinceramente parlando, se adesso tolgo lo sharpening, perché adesso facciamo la prova del 9, lo sto disattivando adesso, sharpening disattivato, applica, sta flickerando un'altra volta, vedete appunto la mia faccia che si illumina d'immenso. No, raga, no, non cambia assolutamente nulla. Oh mio Dio, questo è un anti-aliasing senza la perdita di performance dell'anti-aliasing.
È assurdo, io non lo so, non so come sia possibile questa cosa. Mi ricorda, sapete cosa? I filtri... Ecco qua, non è possibile fotografare e fare filmati video all'interno del gioco. Ricordate magari... Alt F1 forse? No, lo screenshot, perfetto. Vi ricordate i filtri Nvidia che si attivavano premendo forse Alt F3? Alt F3, benissimo. Nitidezza immagine. È questa qua allora. Però adesso l'hanno reso di default nel pannello di controllo Nvidia. Il che è una grandissima cosa. Perché se prima questa impostazione era disponibile solo per un determinato numero di schede video, adesso so che è compatibile con la serie 900, la serie 1000, la serie 2000 e la serie 3000. Il che significa che dovete semplicemente scaricare l'ultimo driver dal sito di Nvidia oppure utilizzando GeForce Experience. Se volete proprio essere certi, magari fate una pulizia dei driver video con DDA Installer, così togliete da mezzo ogni residuo di vecchio driver video e potete godervi un'immagine che è molto vicina a quella della risoluzione nativa più alta magari del vostro monitor, però giocando il gioco a una risoluzione più bassa e quindi con un frame rate più alto. Assurdo! GG Nvidia! Ricordo che questa feature sarà disponibile a breve anche per le schede video AMD e le schede video Intel. Non è un DLSS, perché il DLSS, come ho detto già, è un software che va a giocare con la dinamicità della risoluzione dell'immagine. Che cosa significa? Che ciò che vediamo noi è a risoluzione più bassa rispetto a dove guardiamo. Qui non è quello. Vi ripeto, mi ricorda molto un filtro di sharpening che si usa sui software di editing foto ed è decisamente piacevole da guardare, specialmente a risoluzione più bassa, perché vi dà l'impressione di star giocando a una risoluzione molto più alta. Che dire? Fatemi sapere la vostra, scaricatelo, provatelo e giocate un pochettino con la barra della nitidezza, perché può essere aumentata ovviamente, io ce l'ho al 50% di default, ma può essere aumentata fino a raggiungere una nitidezza d'immagine molto molto alta. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo, e lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto RG. Ci vediamo in un prossimo video in cui vedremo una build con un i7 12700K e un RTX 3080. Faremo un unboxing e poi vedremo un pochettino come performa quella bestiolina. Grazie mille ancora per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto RG, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!